visto un utilizzo pervasivo di nuove tecnologie in fabbrica, poi dall'altra parte lei da amministratore delegato va anche a negoziare con i clienti a chiudere le commesse. Che effetto hanno queste novità sulla vostra capacità competitiva? Beh, ci permettono sicuramente di essere in grado di dare proposte nuove ai nostri clienti, più competitivi, più flessibili, che migliorano la qualità del nostro prodotto. E grazie a tutta l'interconnessione delle varie fasi dei processi a migliorare sostanzialmente la competitività. Ecco, abbiamo visto maxi schermi a bordo linea, grandi situazioni diciamo di condivisione di informazioni. Che effetto ha questo sull'organizzazione del lavoro? Rende l'organizzazione più efficace, perché questa condivisione di informazioni fa in modo che tutte le persone che devono essere aggiornate su certe tematiche lo siano nel più breve tempo possibile. Un altro passo avanti decisivo consentito dalla digitalizzazione è quello di avere una tracciabilità totale del prodotto, quindi tutti i dati poi sono in qualche modo inseriti in uno schema che può essere anche consegnato al cliente e recuperabile in qualsiasi momento. Che viene richiesto dai clienti dell'automotive, quindi cioè i nostri clienti hanno la necessità di sapere per ogni prodotto che noi consegniamo l'informazione su tutti i parametri di produzione che sono stati osservati, sull'operaio che lo gestiva. Quindi abbiamo tutte le informazioni delle diverse fasi del processo, sapendo esattamente con che parametro sono stati effettuati questi prodotti. Eurogroup Laminations nasce come azienda metalmeccanica, voi avete il contratto metalmeccanico, però questo non racconta ormai più diciamo interamente la vostra realtà. Come è cambiato il profilo, ad esempio, delle persone che assumete? Allora, sicuramente i profili stanno cambiando, sempre più process engineer, project engineer, quality engineer, ma soprattutto tutte le persone che lavorano in produzione devono avere la capacità di analizzare e usare i dati che sono messi a disposizione nei processi di produzione. Chi lavora sul continuo miglioramento deve essere capace di un esperto di big data per poter capire esattamente quali sono i trend, le dinamiche che devono essere matrizzate e risolte per fare il miglioramento del processo. Quello che sta anche cambiando è che a livello quantitativo, cioè non ci sono più, diciamo, 10 operai, ma ci sono 10 ingegneri e un operaio, perché poi i processi sono talmente sofisticati che richiedono più tempo nello sviluppo e nella gestione. Quanto hanno contato, se hanno contato, gli incentivi fiscali, in origine il piano Calenda, ora il piano Transizione 4.0, nelle vostre scelte di investimento? Gli incentivi fiscali ovviamente sono sempre un sollievo, soprattutto per un business capital intensive come il nostro. Però la nostra politica di investimento è stata, diciamo, lanciata e richiesta dall'evoluzione del mercato. L'auto elettrica ci sta richiedendo degli investimenti specifici che sono molto importanti, quindi l'impatto, diciamo, della fiscale, dei benefici fiscali è stato, diciamo, per noi un on top a quello che comunque noi eravamo già condannati a fare. Ecco, voi vivete e lavorate in quello che è uno dei business sostenibili per eccellenza, no? L'auto elettrica. Che cosa significa questo nel rapporto con i vostri clienti? Beh, significa che da qui al 2030 un mercato che continua a crescere e a richiedere più capacità installata. La penetrazione dell'auto elettrica o ibrida è ancora all'inizio, siamo all'inizio di una grande curva. E quindi con i nostri clienti siamo continuamente al centro di nuove discussioni, di nuovi progetti, di sfide che riguardano l'elettrificazione dell'auto. La sostenibilità quindi non è una moda? No, non è una moda. Sicuramente nell'ultimo anno c'è stata un'accelerazione sostanziale, anche Volkswagen la settimana scorsa ha annunciato che rispetto ai suoi obiettivi di avere il 50% delle auto vendute nel 2030 come auto elettriche, lo ha aumentato e portato al 70%, e quindi 2 milioni di auto in più, questo un 40% in più, questo sta a significare un'accelerazione profonda, e io credo che non sarà l'ultima, probabilmente vedremo delle accelerazioni ulteriori nei prossimi anni.